Pasternak è una di quelle figure importanti che, armati solo di penna, sfidano i regimi dispotici anche nella loro massima potenza. Sappiamo che Pasternak poi ha avuto una vita difficile ed è morto in povertà, ma di Pasternak ne esistono anche oggi. Ad esempio, l'ultimo caso è quello del premio Nobel cinese Liu Xiaobo. Beh, lui, dopo tanti anni in carcere, è morto ed è stato liberato una settimana prima della sua morte. Lui aveva un tumore terminale al fegato, e soltanto la Germania della Merkel, ma molto tiepidamente, ne ha chiesto la liberazione. E insomma, qui non si tratta di fare un processo o di fare la guerra alla Cina, che comunque è un paese che sta compiendo i passi importanti da tutti i punti di vista sulla strada delle riforme. Però crediamo che alcuni paesi che hanno fatto passi importanti sulla strada dei diritti umani debbano per forza in qualche modo fare pressione per far sì che anche altri intellettuali che in questo momento in tante parti del mondo soffrono per poter parlare, ecco, noi crediamo che l'Occidente, in nome della realpolitik o di semplici trattati di partnership commerciali, non possa chiudere gli occhi, ma deve difendere anche all'estero quelli che sono i valori della critica al potere.